Salve a tutte e a tutti! Proseguiamo con i video dedicati ai luoghi comuni in cui spesso noi italiani cadiamo mentre parliamo di culture che provengono dall'Estremo Oriente ma anche dall'India. Oggi voglio parlarvi di spiritualità e discipline tradizionali. Perché ci creano così tanta confusione? Luogo comune numero 1. In Asia sono tutti buddisti. Questo l'ho sentito dire da molte persone e proprio pensare anche in buona fede. Per che ragione? Perché noi europei siamo abituati ad avere una visione collegata all'estensione pressoché totale dei tre monoteismi abramitici, quindi il cristianesimo, l'islam e l'ebraismo. Tuttavia, la nostra è una condizione particolare, nel senso perché l'Europa è un territorio molto ristretto rispetto all'enormità dell'Asia, delle Americhe, dell'Africa e anche dell'Australia. Quindi per noi è molto strano pensare che ci sia veramente una miriade di religioni e filosofie che condividono degli aspetti religiosi, quindi fideistici, in tutta l'Asia. Il buddismo, infatti, è molto più vicino al concetto di filosofia piuttosto che al concetto di religione dogmatica a cui ci hanno abituato proprio le religioni abramitiche. E inoltre il buddismo ha centinaia e centinaia di scuole, alcune più famose, più riconosciute, con più seguaci, aderenti, che forse è il termine più corretto perché seguaci fa sempre pensare più a qualcosa di molto settario, e si declina su quelle che sono le tre maggiori scuole, quindi quella più antica, la Theravada, che ritroviamo ancora maggiormente in quello che è il sud-est asiatico, la Mahayana, che è quella che ha dato origine al buddismo Zen, detto in Cina buddismo Chan, quello dei monaci Shaolin, per capire insomma a cosa faccio riferimento, ed infine la Vairayana, quindi il buddismo tantrico, che parleremo anche di questo concetto, non ha nulla a che fare con Sting e le sue performance amatorie. Il tantrismo è proprio una filosofia che mette al primo posto il qui e ora, quindi la consapevolezza dell'individuo per poter proseguire verso il suo percorso di crescita personale. Ma il buddismo rappresenta solo una piccola parte delle religioni che possiamo trovare in Asia. Infatti, soprattutto in Cina, tra le più diffuse filosofie ritroviamo quello che è il taoismo e anche il ruismo, che sarebbe quello che noi anche chiamiamo, conosciamo come confucianesimo. Ma al di là di questo, solo nell'India troviamo un'altra religione maggiore, troviamo l'induismo, una delle religioni politeiste più antiche che tuttora sono professate, sono fatte conoscere alla popolazione. Ma da lì esiste anche tutto un insieme di sincretismi, vere e proprie sette anche, che si sono generate dal buddismo, dall'induismo, anche da altre, anche dalle religioni abramitiche che sono presenti anche in Asia e soprattutto ad esempio in India. Abbiamo una forte presenza dell'Islam e anche in zone ad esempio come la Malesia, il Bangladesh, il Pakistan. Ma allo stesso tempo quindi abbiamo tutto un insieme di religioni che convivono più o meno pacificamente. Infatti vi è un problema grosso che è un po' quello che è successo da noi in Europa in tempi antichi, che è quello del tentativo di uniformità, di uniformare proprio la fede dei cittadini, della popolazione. Ma questo nuovamente è un problema principalmente di tipo politico e lo possiamo riconoscere in eventi come quella che è stata la rivoluzione culturale cinese, che ha fatto un po' di tutto per scardinare il sistema di fede, il sistema religioso che era presente in Cina e che oggigiorno si sente moltissimo nell'India di Modi, nelle quali sono in atto molto spesso delle vere e proprie scontri religiosi tra i gruppi induisti e i gruppi islamici, sfortunatamente molto supportate proprio per finalità esclusivamente politica. Quindi
per ritornare al punto di partenza, cerchiamo di non immaginare l'Asia come un continente nel quale il buddismo sia pressoché onnipresente. È una delle religioni, è una delle filosofie più seguite, ma vi assicuro che esistono tantissime religioni, alcune di cui probabilmente non avrete mai sentito parlare, come il Cao Dai vietnamita, che proprio è un interessantissimo sincretismo, e alle stesse si affianca proprio tutto quel substrato di religiosità popolare che possiamo far risalire addirittura allo sciamanismo, quindi agli antichi medicine men, agli antichi guaritori che portavano avanti anche tutta la relazione e la comunicazione tra gli uomini e le divinità e gli spiriti che esistono negli altri universi, nelle altri livelli della nostra realtà. Luogo comune numero 2. Il Qigong e le arti marziali interne in generale sono lo yoga cinese. Questo è un luogo comune che a volte anche le persone più informate, magari quelli che praticano, finiscono per cadere. Per che ragione? Perché ovviamente in Europa, anche grazie alla mediazione dovuta dall'imperialismo inglese che ha portato moltissime pratiche che provenivano dal substrato culturale indiano in Europa, tra cui proprio lo yoga. Lo yoga, sappiamo benissimo, oltre ad essere una vera e propria filosofia, unisce ad essa tutte delle pratiche finalizzate al benessere, all'equilibrio, alla centratura dell'organismo, dell'individuo. Questo effettivamente lo può vagamente avvicinare all'idea delle arti marziali interne come il Tai Chi e il Qigong, quindi delle discipline finalizzate proprio al riequilibrio energetico dell'individuo. Cosa succede? Lo yoga utilizza un sistema di pensiero, quindi una mappa mentale, un sistema di credenze che ci deriva dalla tradizione indiana, che vede proprio i chakra, quindi questi canali energetici che attraversano il nostro corpo, come la via nella quale attraverso determinate posture, quindi l'uso della nostra muscolatura, e il bilanciamento, l'equilibrio, quindi la concentrazione, l'essere qui e ora, e soprattutto anche la respirazione, il pranayama, si porta l'individuo a un senso di benessere generale, di riequilibrio energetico del prana, quindi proprio di questa energia vitale che è dentro di noi. Qigong e Tai Chi invece sono afferenti a tutt'altro tipo di cultura, che vede alla base del concetto stesso di medicina, di cura, di benessere individuale, invece il concetto, tutti i concetti che sono collegati a quella che noi adesso conosciamo anche come medicina tradizionale cinese. Quindi di un Qi che si può dividere in Jing, quindi un Qi prenatale, un Qi che ci arriva dal momento della nascita a seconda della nostra genetica e del luogo in cui nasciamo, un Qi vero e proprio che è l'energia che noi ogni giorno assimiliamo attraverso ciò che mangiamo, ciò che beviamo, ciò che facciamo, le persone, i luoghi che frequentiamo, ed infine uno Shen, quindi l'energia intellettuale che si riesce ad innalzare proprio nel momento in cui noi tuteliamo correttamente il Qi che ci è stato donato e il Qi che assimiliamo durante la nostra vita. I Qigong e il Tai Chi cosa fanno quindi? Utilizzano delle tecniche nuovamente di respirazione che sono molto affini ovviamente alla tradizione indiana, in quanto queste discipline derivano anche in parte proprio dai contatti tra i mistici e gli yogi indiani con i monaci cinesi. E allo stesso tempo in questa disciplina si vede come attraverso le corrette posture, i movimenti, è proprio possibile far muovere il nostro Qi, è possibile far muovere la nostra bioenergia per portarci a uno stato di omeostasi, quindi di equilibrio e di benessere psicofisico. Quindi dire che Qigong e lo yoga siano la stessa cosa è un po' sbagliato, perché proprio si basano su sistemi culturali diversi. Quello che dobbiamo capire è che non esiste una cultura giusta, una cultura sbagliata, ma semplicemente tante sistemi di credenze e mappe mentali che noi abbiamo creato, che noi sapiens, le nostre società hanno creato
poter essere il più adeguate possibili al luogo, al tipo di società in cui si stavano sviluppando. I sistemi di credenze, le discipline, le religioni, tutto in realtà ciò che noi come specie abbiamo creato logicamente, che abbiamo creato culturalmente, appunto, non sono quindi altro che delle indicazioni per stare meglio. E se noi dimentichiamo questa cosa, dimentichiamo proprio il senso finale della cultura, che è quello di poter dare una spiegazione a tutto il reale, alla nostra esperienza quotidiana, tangibile e intellettuale, intellettiva, e soprattutto a riuscire a comunicare correttamente dei consigli, delle regole di vita, degli usi e costumi che vengono considerati adeguati per un determinato territorio. Dimenticarsi di ciò e vivere tutto con l'estremo partitismo tipico della nostra cultura italiana, che vede tutto o bianco o nero, ma questo non è una colpa, deriva proprio dalla visione dualistica tipica del nostro background culturale, del background mediterraneo, che è stato fortemente influenzato proprio dalle religioni abramitiche, che marcano molto proprio questa differenza tra il bene e il male, positivo, negativo e quant'altro. In Asia dobbiamo dire che è tutto molto più fluido. Quindi anche proprio ricordiamoci che non esiste nessuna cultura errata, ma esistono proprio modi diversi di raggiungere determinati obiettivi, e questi modi saranno funzionali a seconda di come si sente una persona, di quale cultura sente più vicina a sé una determinata persona. Luogo comune numero 3. La medicina tradizionale cinese ti fa mangiare animali e non serve assolutamente a niente. Questo è molto comune perché soprattutto noi che abbiamo un approccio alla medicina scientifico e allopatico, quindi basato proprio sulla ricerca di un rimedio per guarire da determinati sintomi, siamo molto lontani culturalmente dall'approccio medicale, l'approccio della medicina che riscontriamo in moltissime altre culture e in particolar modo in quelle le tradizioni che ci provengono dall'India e dalla Cina. Infatti non dobbiamo dimenticare che sia la medicina tradizionale cinese, l'agopuntura che ci deriva sempre dalla tradizione cinese, ma anche la Ayurveda, sono ufficialmente riconosciute anche dall'Italia come medicine non convenzionali. Cosa sono le medicine non convenzionali? Sono tutta una serie di pratiche, che includono anche queste che ho appena detto, che sono state riconosciute da quello che è l'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri già nel 2002, quindi che possono essere utilizzate come cure palliative, come cure a supporto o come cure aggiuntive ad altri percorsi di guarigione, ad altri percorsi in cui una persona affronta la malattia. La medicina tradizionale cinese, dobbiamo anche fare attenzione perché esiste una medicina popolare classica cinese, che è una cosa che deriva proprio da quelle che sono gli usi e costumi delle zone più rurali o comunque gli usi e costumi più antichi. E dopo esiste quella codificata, appunto, che è la medicina tradizionale cinese, che è stata codificata nel XX secolo per riuscire a mettere insieme quella che era una medicina più allopatica e di derivazione occidentale con tutta quella che è la medicina tradizionale, che si basa su cosa? La medicina tradizionale cinese, oltre proprio all'analisi della fisiologia vera e propria, si basa su un sistema che a noi ricorda molto quella che era la teoria umorale medievale, quindi che esistono delle tipologie di qualità energetiche che vengono erroneamente spesso tradotte come elementi, che possono condizionare un determinato fenomeno o un altro determinato fenomeno all'interno del nostro corpo. Ogni organo, ogni tipo di sintomatologia viene quindi valutato come un eccesso o uno scompenso di una determinata fase dell'energia, che sono le famose legno, fuoco, terra, metallo e acqua. E in questo modo è possibile inserire nella propria dieta, nel proprio stile di vita, nei propri orari e abitudini
delle modifiche che possano riportare a questo bilanciamento. Quindi ha un ruolo fortemente preventivo che serve proprio a mantenere un'omeostasi, un equilibrio organico, e allo stesso tempo ha anche un ruolo curativo che può essere integrativo ad altri tipi di terapia, ad altri tipi di terapia medica. Allo stesso tempo abbiamo anche l'Ayurveda, che è incluso nelle medicine non convenzionali. Quello ci deriva invece da quella che è la disciplina indiana e lavora sempre su un principio molto simile, quindi di controllo degli opposti, dove gli eccessi o i difetti di determinate espressioni energetiche, di determinate espressioni dello stato di salute di una persona, possono essere trattate con del cibo, con un cambio di stile di vita o altro più adeguato e affine alla condizione in cui la persona si trova. Quindi non è vero che se io voglio trattarmi con la medicina tradizionale cinese mi daranno coccodrillo, corna di rinoceronti estinti e quant'altro. No, esistono tutta una serie di indicazioni alimentari e proprio di stile di vita che devono essere seguite. Chiaramente esistono questi rimedi, non è che non esistano in Cina, ma anche nel sud-est asiatico, dove sono ancora molto utilizzati, ma questi proprio derivano dalle tradizioni popolari, quindi da tutto quel corpus di usi e costumi che si sono mantenuti nel tempo proprio a causa dell'estrema aderenza a una determinata credenza. Quindi se uno crede che quel determinato rimedio avrà un certo effetto, noi sappiamo benissimo che l'effetto placebo può avere efficacia fino all'80%, per cui se uno è convinto che con il corno del rinoceronte avrà delle estreme performance sessuali, sicuramente la sua autostima migliorerà, il suo senso di adeguatezza migliorerà e probabilmente otterrà il desiderio che aspettava, cioè otterrà il risultato che si aspettava. Ma, ripeto, questo non vuol dire utilizzare la medicina tradizionale cinese, bensì utilizzare quelli che sono dei rimedi popolari che in certi casi vengono inseriti anche come consiglio, ma che di fatto non sono l'esclusività o il rimedio principale di questo tipo di trattamento. Quarto luogo comune: i cinesi e i giapponesi sono tutti tranquilli. Molto spesso vi è l'idea che le popolazioni dell'estremo oriente, a causa della religione, di questo fantomatico buddismo a cui tutti dovrebbero aderire, siano anche caratterialmente molto più tranquilli. Ma questo non è assolutamente legato a una questione culturale, ma è legato proprio alla trasmissione, soprattutto attraverso i media, di luoghi comuni, appunto, di concetti, di idee che spesso non sono corretti e soprattutto che non sono universali. Ovviamente le culture asiatiche, in particolar modo, se voglio, cioè per fare una nota, in particolar modo lo possiamo riconoscere soprattutto nella cultura thailandese e nella cultura giapponese, hanno un senso del rispetto e di quanto poco venga considerata adeguata l'espressione di sentimenti forti, di emozioni forti in pubblico, che noi non possiamo neanche intuire. È un po' come dire essere una persona estremamente estroversa, e questo è un po' il modo culturale di noi italiani, ed essere una persona estremamente introversa, che lo riscontreremo invece in alcune culture dell'Asia. Ma non è né lo stile di vita né la religione che condizionano questo senso di calma, di empatia anche in un certo senso, quindi di comprensione delle necessità e dei limiti della persona inserita in un contesto sociale, ma bensì è proprio un'attitudine dovuta a delle vere e proprie regole sociali. Se culturalmente sei educato a non dover far rumore in pubblico perché viene considerato sconveniente, a doverti sempre comportare in una certa maniera per poter
risultare adeguato a livello sociale, ovviamente adatti durante la crescita, durante l'apprendimento, le tue predisposizioni a questo tipo di attitudine. Ma uno, non è universale, è come dire che tutti gli italiani sono cacciaroni. Due, è molto contestualizzato proprio sia anche a seconda dell'estrazione sociale sia a seconda del contesto culturale. Quindi pensare che in generale gli asiatici siano tutti più calmi e che abbiano, che ne so, meno testosterone o meno ormoni è scorretto. Ognuno è un individuo, quindi, come sappiamo bene, le generalizzazioni sono uno degli errori più grandi che possono essere fatti quando si fa un'analisi, quando ci si incontra con una cultura molto differente dalla nostra. Quinto luogo comune. Tornando a parlare di arti marziali, tutte le arti marziali sono uguali, quindi una vale l'altra. In realtà questo è un luogo comune molto scorretto. Innanzitutto, ogni stato, comunque ogni cultura, ha sviluppato le proprie arti marziali, che si sono evolute nel tempo da semplici tecniche di autodifesa, anche estremamente popolare, parliamo di gente che doveva combattere per sopravvivere, evolvendosi poi man mano in discipline che permettono l'autoriequilibrio, il benessere personale, ma anche proprio un grande lavoro interno. Ad esempio, se andiamo a parlare di discipline, come dicevo prima, come il Tai Chi, il Qigong, ma anche ad esempio l'Aikido giapponese, vanno a fare anche un profondo lavoro sull'energia interna dell'individuo per permettere un benessere generale e anche una centratura, quindi il sentirsi presente nel momento dell'azione. In linea di massima, da noi vediamo queste due polarizzazioni tra Cina e Giappone, ma noi avremo delle arti marziali molto codificate e antiche, come pensiamo ad esempio allo Shaolin, pensiamo anche al Wushu e pensiamo al Karate, al Jiu-Jitsu, che è ancora più antico del Karate, e dopo abbiamo delle arti marziali che si sono sviluppate nel tempo come sincretismo, in un certo senso, tra vari tipi di arti marziali, soprattutto anche negli ultimi due secoli, che le hanno viste sempre di più come non solo tecnica di difesa o di benessere, quindi proprio di crescita personale, di autoriequilibrio, ma anche come tecnica sportiva vera e propria. E da qui nascono tantissime altre discipline. Una delle più note è il Jeet Kune Do, quello fondato da Bruce Lee, che va nuovamente ad unire tecniche che provenivano dal Kung Fu tradizionale con altre tecniche, anche la box, anche il combattimento moderni, e quindi creano uno stile a sé stante. Pensare di dire non mi piacciono le arti marziali perché si è fatto un po' di lezioni di karate, ovviamente è un grosso errore, perché nel panorama delle arti marziali veramente possiamo avere una scelta infinita e ognuno può trovare la disciplina che sente più affine al suo sentire. Io ad esempio ho praticato sia lo Shaolin che il Jiu-Jitsu, due discipline molto diverse tra loro, ma che sentivo affine sia alla mia fisicità sia proprio alla pratica. Ma in ogni caso, se una persona vorrebbe praticare delle arti marziali e si sente meno aggressiva, sente meno la propensione al combattimento, comunque al corpo a corpo, all'attacco, può orientarsi sulle arti marziali interne, che dicevo prima. O se uno invece è molto attivo e preferisce delle arti acrobatiche, può ad esempio avvicinarsi al Wushu o comunque ad altre discipline coreane come il Taekwondo. Questo proprio perché è possibile vedere quanta differenza ci sia fra i vari stili. Se anche a livelli alti, nel senso quando uno diventa un maestro in una certa disciplina, riesce a raggiungere un controllo del proprio corpo, un livello di attenzione rispetto all'ambiente che lo circonda, alle mosse del contendente, dell'avversario, che rende di fatto
tutti capaci di fare le stesse cose, di agire nella stessa maniera, ma l'efficacia, il tipo di fruizione muscolare, il tipo anche di combattimento, se da contatto o non da contatto, invece è molto differente. Quindi cerchiamo di non pensare che fatta un'arte marziale le abbiamo fatte tutte, è possibile cercarne altre e proprio andare alla ricerca di quella che è più affine a noi stessi. Ci vediamo nel prossimo video, nel quale parlerò di 5 luoghi comuni legati a simboli, talismani e oggetti che magari vediamo all'interno delle case e che ci provengono dalla tradizione dell'Asia. Ciao!